Ciao Deborah, innanzitutto come stai? Bene, ciao a tutti, sto benissimo, sono felice e basta. Ti stai riprendendo da Sanremo, ti sei riposata, ti sei fermata, cosa allora, hai fatto? Mi sto riprendendo, non mi sono riposata, però talmente la felicità è grande, è forte, che la stanchezza secondo me poi la senti quando poi finisci tutto, che magari sai che c'è una settimana di off, allora lì si inizia a sentire la stanchezza di tutto, ma adesso no. Facciamo un bilancio un po' di questo Sanremo. Allora, era il tuo primo Sanremo, sei arrivata a terza, quindi penso insomma una soddisfazione enorme. Come hai vissuto la prima volta sul palco dell'Ariston? Sì, per me è stato il primo anno e comunque è stato tanto emozionante, cioè dalla prima sera all'ultima, perché quando io ho sempre detto che il secondo sogno era riuscire a toccare l'Ariston, e quando realizzi anche quello e sai che magari tutti i sacrifici stanno, ci vuole magari un po' più tempo, però poi arrivano i sogni, quindi lì sei felice. E felice soprattutto di avere gente che mi ha sostenuto sin dall'inizio e che continua a farlo oggi. Senti, tu ora è partito in store per presentare l'album Sono Ancora Io. Io mi ricordo che tu prima di Sanremo hai detto che avevi scelto questo titolo proprio perché tu comunque non ti sentivi cambiata da tutto ciò che ti è successo. Sanremo in qualcosa ti ha cambiato? Sì, mi ha cambiato non il mio essere, ma il mio essere donna. Mi ha cresciuto, cioè, magari amici mi ha dato la possibilità di fare della mia passione più grande la mia professione, e invece Sanremo è una crescita proprio interna, interiore, ti senti più matura, più donna. Io mi sento un po' più donna, anche se ho 24 anni, ancora sono giovanissima, diciamolo. Senti, a proposito di questo album, è un album che contiene 3 inediti, se non mi sbaglio. Sì, 4 inediti. Inediti oltre Via da Qui. Sì, Via da Qui e 3. Qui, poi la cover di Sanremo, Amore senza fine. E ci sono 2 pezzi in chiave acustica, tra cui Anche se fuori inverno, che mi ha scritto Fiorella Mannoia, che è stato il pezzo che ha avuto più successo dopo Amici. E poi ci tenevo perché è una grande firma e soprattutto Fiorella è una grande amica, e quando gliel'ho fatta ascoltare lei era contentissima perché gli era piaciuta molto. E poi un'altra versione in chiave acustica, che Se io fossi un angelo, che quella lì circa un anno fa ho fatto questa manifestazione che si chiamava Casa di Lucio, dove praticamente tutto ricordava lui, dal piano alle foto ai dischi. E siccome è stata un'emozione talmente forte, tra cui uno dei miei pezzi preferiti di Lucio, così ho deciso di inserirla nell'album. E poi per concludere in bellezza ho fatto una bonus track che è Danzeremo a luci spente in versione remix da disco, proprio perché un po' sono anche quella lì un po' più attiva. Non manca nulla. Senti, i tuoi fan come stanno reagendo agli in-store tour? Bene, io sono felice perché soprattutto vedo una luce diversa nei loro occhi, che è quella luce che non vedevo da un po', ma non perché loro non mi stessero vicini, anzi mi sono stati vicini, però adesso loro sono felici che io ho fatto Sanremo, che c'è un disco nuovo, li vedo proprio, vedo una luce diversa nei loro occhi e questa cosa mi rende veramente felice. E con Caccamo com'è andata la collaborazione? Cosa vi siete detti, tipo, la prima cosa che vi siete detti quando avete saputo i risultati? Beh, in realtà ci siamo abbracciati, proprio è stato un abbraccio tra tutti, tra i discografici, non si è capito per niente lì in mezzo. Però con Giovanni noi abbiamo voluto portare l'amicizia sul palco di Sanremo, questo ci lega a noi, ci siamo conosciuti 2 anni fa e da lì non è più finita questa amicizia, così noi ci facciamo pure i pranzi la domenica a casa mia, a casa sua, stiamo tanto tempo insieme, quindi ci conosciamo, e il fatto di condividere lo stesso palco e riuscire a bilanciare quello che sono le emozioni a noi è servito tanto, a me soprattutto. Quindi non è detto che magari in futuro artisticamente potreste anche tornare a collaborare? Sì, lui già aveva scritto una canzone per te. Lui già aveva scritto per me da sola, che è stato il singolo dell'estate, e comunque credo che faremo anche dei live insieme, perché io ci tengo in primis, perché mi piace tanto collaborare con lui,
E poi abbiamo scoperto che le due voci insieme, secondo me, vanno d'accordo, cioè si amalgamano bene, quindi saremo contenti di fare qualcosa insieme. Senti, è stato un Sanremo un po' strano per te, perché sei arrivata terza, un sacco di successi artistici, c'è stata un po' la piccola querelle sull'abito. Tra l'altro ti devo fare i complimenti, perché io ero a Sanremo e so che l'hai affrontata benissimo, da vera signora. Mi dici un po' com'è andata, cosa hai sentito, se ti ha un po' rovinato il percorso? Ma assolutamente no, io la prima sera ho voluto indossare questo abito color melanzana, che già lì secondo me è stato un po' un controsenso, perché solitamente si dice che nei teatri il viola non si mette. Però io, siccome non ci credo a ste cose, mi piaceva il colore, mi piaceva il tessuto e l'ho messo. Comunque era un abito particolare, un po' principesco. Io, per me era la prima volta a Sanremo, quindi non avevo idea di come dovevo andare vestito. E vedendolo anno per anno, comunque Sanremo è anche quello, è l'eleganza. E volevo provarci. È andata male, però io felice di averlo fatto. Addirittura io mi potevo vestire tutte le sere col viola, però ho preferito poi scegliere un total black, perché è quello che poi mi quello che sono, semplice nei modi di fare, nei modi di essere, nei modi di vestire, quindi sapevo che lì mi trovavo bene. E quindi però la critica non mi ha smosso nessun, anzi a me mi aiuta a crescere, mi aiuta a essere più forte. Non ho mai preso la critica come una cosa sfavore. No, poi io ero al dopo festival quando la Gialappa sta, sì, anche te. Cioè lì io rido veramente. No, ma anche tu hai risposto con tantissima autoironia, faccia ridere tutto. Era molto... Secondo me in generale la vita va presa così, con allegria, perché capitano quei momenti bui così, però se tu ti siedi un attimo e rifletti, la luce arriva comunque. Quindi è solo questione di saperti gestire e non cadere in una cosa che poi magari ti può far star male dentro. Certo, io per un'oretta non è che sono stata bene, però perché ero senza vestiti, era quello il problema, perché visto com'è andata non avevo abiti, quindi mi dovevo andare da fare, però mi pare a me che è andata bene. E dopo è andata benissimo, infatti. Senti, ora ti aspettano un sacco di appuntamenti in store, sei pronta, sei preparata, sei ansiosa di incontrare ancora tutti, di girare l'Italia? Non vedo l'ora. Aspettavo da tempo, perché quando esce un disco, e quel disco per me, questo qui, è come se fosse un bambino, ci tengo molto, e quindi sono felice, insomma, di incontrare poi quelle persone che mi hanno sostenuto a Sanremo, ad amici, che mi sono state sempre vicine, e io il disco l'ho dedicato a loro. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te.